No, scherzavo. Un po' così, con naturalezza. Un anello per guarnirli, un anello per profanarli. Precisi, amici! Profanare. Profanatori, oggi la ricetta che vi farà dire: oh, non sono stato io. Vegana, pura e dura, senza surroghi della carne. Oggi andiamo a profanare i meandri della storia, della tradizione italiana. Ma mi raccomando, non mangiatela mai prima di una lezione silenziosa di mindfulness. Oggi profaniamo la pasta e fagioli. Innanzitutto iniziamo con un bel soffrittino. Si prende la cipolla dorata. Ragazzi, mettete sempre una spugnetta sotto il tagliere, insieme ad affilare bene il coltello. È un modo per non tagliarvi le dita. No, scherzavo ovviamente. Tagliate la cipolla, ne serve solamente la metà. Poi abbiamo una bella carota, ne pelo un'altra. Mi raccomando sempre questo contenitore per il sudicio. Guardate, il sudicio va qua. Non buttate mai via gli scarti delle verdure, perché possiamo farci un bel brodo. La pasta ai fagioli, intanto che taglio il sedano, nasce in Italia circa nel 1530. Il fagiolo, quello da Bud Spencer, Borlotti e famiglia, arrivano dal Centro America. Faremo il soffritto utilizzando un robot da cucina, perché la vita è troppo breve per stare a tagliare a mire pua. Serve anche un pezzettino di zenzero, che io metto sempre nel soffitto. Ti piace lo zenzero, regia? Assolutamente. Qui abbiamo il contributo di tutti, è una trasmissione molto democratica. Vado a mettere lo zenzero da tre. L'aglio, raga. No, scusate, a me l'aglio dà un po' fastidio. Perché vi dà fastidio l'aglio? Perché l'aglio deve essere assolutamente fresco. Se è fresco, vi eviterà quello spiacevole fastidio di aglio. Risulterà più digeribile. Regia, vieni a vedere qua. Quando dico aglio fresco, vuol dire che è un po' traslucido. Si fa fatica a pelare. E anche questo lo mettiamo nel nostro soffritto. Mi serve ancora un pezzettino di peperoncino, evito i semi. Mi raccomando, la notte prima, invece di andare a ballare, mettete a letto, no a letto, mettete a letto, mettete a bagno i fagioli. Il fagiolino si rinviene da secco, diventa bello idratato. Lo fate cuocere 2-3 ore e avrete un fagiolo un po' più buono. Idratiamo il fagiolo, tritiamo il soffritto. Off, deve essere abbastanza grossolano, guarda regia. Senti che profumo si sa, un filo d'olio. Mi raccomando, il peperoncino ci va. Se vi dà fastidio il piccante, mettetene poco. Tanto vi presento la regia, vieni, fate vedere. Saluti da Gabicce. Spatolina di legno che viola l'HACCP, ma è più sostenibile perché noi siamo sostenibili dentro. Ricetta vegana, eh? E tra un po' introdurremo l'elemento profanatore. Con cosa profaniamo questa pasta e fagioli? Con questo, che è il miso rosso, un fagiolo prodotto della fermentazione del fagiolo della soia. Pasta e fagioli con il miso, che conferirà questo sapore di umami. Annusa, regia, così non è bello da vedere. Nell'economia della ricetta vi piacerà molto. Ecco, soffriggete. Senti lo zenzero come spinge. Lo zenzero nel soffritto ci va. Voi sarete a casa a dire: ma no, ma pasta e fagioli metti il miso. Perché voglio un po' di umami. Storicamente qualcuno metteva nella pasta e fagioli la cotenna di prosciutto, o la pancetta, o del guanciale. La arricchiva così sì di grasso, ma soprattutto di umami. Noi l'umami, che è questo settimo gusto che rende le cose più buone, lo potete riconoscere nel parmigiano eccetera, lo prendiamo dal miso. Incazzatevi pure, oggi usiamo il miso che ti servono con la zuppetta che mangiate allo you can eat. E non sapete dove trovare il miso, googolate, tostate e poi mettete un goccio di salsa di pomodoro. L'ho fatta io. No, non è vero. Le salse di pomodoro sono le classiche che non escono mai, queste qua. Qui ho prebollito i fagioli, dovrete utilizzare anche la loro acqua, e vado a metterli dentro la mia recipe, compresa tutta l'acqua, utilizzando un po' anche il motivo storico per cui i fagioli erano un po' la carne dei poveri, diciamo, e veniva utilizzato tutto del fagiolo, anche l'acqua, perché all'interno c'erano le proteine. Devo mettere anche un po' d'acqua depurata, poi lo dimentichiamo. Vi insegno una cosa: sapete che cos'è il bouquet garni? È una preparazione che fanno i francesi per arricchire arrosti, zuppe. Vado a prendere delle erbe aromatiche e andiamo a rollarle, guardate, con questa che è l'alga nori, altro elemento profanatore di questa ricetta. È quell'alga che trovate nel sushi. Andate a rollare
frullarvi le nostre erbe. No, perché si chiude, tanto dovete mangiarlo voi. Potete anche dargli un colpo di spago. Stiamo facendo il bouquet garni. Abbiamo stilizzato l'alga nori che utilizzeremo anche dopo. E ha quel sapore di tartarughina, conferirà anche quel profumo di mare alla nostra preparazione. Questa è una preparazione pazzesca. Gli elementi del mare, i sapori, i sentori delle erbe. Li mettiamo tutti insieme. Guardate che rovina bella si sa. Lo tuffiamo all'interno e lo mettiamo in superficie. E poi cosa facciamo? Andiamo a profanare. Non ho messo sale perché è molto saporito il miso. Ne metto una bella cucchiaiata e lo metto all'interno. Guardate che ci sono dentro ancora i fagioli in questo miso particolare, che è soia fermentata. Quindi fagiolo su fagiolo. Vado a girare un pochettino, caro profanatore. E tu che ti stai incazzando a casa e sei nervoso perché ho messo il miso, provaci. Perché tutte le ricette che vedi non sono altro profanazioni delle profanazioni. Non esistono ricette originali, neanche quelle dei grandi chef derivano dal continuare e continuo, incessante profanare. Capito? Quindi vieni dentro, amico mio. Facciamo prendere calore. Sembro quello di Telemarket. Ai primi 50 che telefonano. Avremo questa profanazione, amici. Questo miso imperiale che va a profanare l'interno. Vuoi essere milionario? Vuoi vendere per un euro una ricetta? Ecco, la devi profanare, amico mio, al numero qui in impressione. Non so perché mi è partito il momento Telemarket, ma non sapevo che fare, intanto che prende calore la cosa. Quindi, avete ancora dell'alga nori. Innanzitutto è piena di vitamine che vi fanno bene, vi rendono bella la pelle, eccetera eccetera, ma è un elemento interessante che serve a profanare la ricetta. L'abbiamo già messa nel nostro bouquet garni, ma la metteremo anche tagliata molto finemente all'interno della preparazione. Ma prima di tutto dobbiamo un attimo tostarla, perché è più buona e soprattutto togliamo quel sapore di abalone. Tostate bene l'alga nori. Regia muore dalle risate, ma è giusto così. Vado creare degli straccetti un po' volgari, guarda, un po' volgari, non devono essere precisi, amici. Ecco qua, scusate, la vanna mi è partita. Molto spesso nella pasta ai fagioli si mette anche il cavolo nero e quindi abbiamo deciso di utilizzare l'alga nori, che conferirà un sapore di mare, tante vitamine e anche una consistenza un po' diversa all'interno della nostra pasta ai fagioli. Profanatore, vieni a vedere, controlliamo. Guarda che ha preso calore, senti che profumo, senti che profumo. Di pasta abbiamo scelto questi anellini. Ho scelto gli anellini perché mi piaceva così. Un anello per guarnirli, un anello per profanarli. Frodo, tu che ci guardi da casa, ho usato un anello per te. Puoi usare la pasta che vuoi. Fate cuocere, deve cuocere per bene. Mettiamo ancora un po' di acqua. Vado a sciacquare addirittura l'acqua dei fagioli, perché mi serve tutto. Nel non sprecare c'è il sapore. Non rifilate il sapore nell'umido. Oh, profanatore, cambia le ricette. Vegano, qui è tutta natura 100%. Una domanda importante. Tu che sei a casa, rispondimi qui sotto se ho sbagliato, non t'arrabbiare. L'alga è comunque un elemento vegetale. Facciamo cuocere un po' la cosa. E tu, amico, con 5 euro puoi fare questa pasta meravigliosa. Usa pure gli anellini, la pasta spezzata che hai a casa. L'importante è pro reattivi. Oh, un pubblico pazzesco. Ci vediamo dopo. Fate sobbollire. Andiamo a creare un olio aromatizzato. Vinsi una puntata di Masterchef grazie a questa chicca in una ricetta di tale Budel, un chef veneziano. La profanai già all'epoca con un olio aromatizzato. Un pezzo di zenzero, un pezzo di peperoncino e uno spicchio d'aglio in camicia, a cui ho dato una bella schiacciata. Andate semplicemente a scaldarlo fino a quando ci saranno le bollicine. Facciamo partire. È un flusso continuo di profanazione. Nella profanazione qualche bacca di pepe, di questo pepe misto, e questo ci servirà alla fine come ulteriore elemento di sapore, quindi elemento profanatore. Che bravo che è. Ok, abbiamo preparato altre alghe e adesso non ci resta altro che aprire qui, togliere le bouquet garni e questo mazzetto aromatico e vado a
tuffare i nostri anellini. Cliccalo un mi piace con quelle ditina lì e cliccalo un mi piace. Condividi. Ci sono 8-9 minuti. Alexa timer 8 minuti. 8 minuti a partire da ora. Vieni regia intanto, guarda qua che ha preso vita. Quando incomincio a fare così, qualche secondo, spengo e vado a estrarre tutti i sapori dello zenzero, del peperoncino, del pepe in estrazione in questo olio caldo. Quindi lo porti ad alta temperatura, fin quando frigge ma non stai friggendo, poi lo lasci decadere e poi lo utilizzi. Ora è il momento di profanare di nuovo con un altro tocco di classe, che sono queste alghe. C'è anche un po' di polvere di alghe e ce la useremo dopo. Vado a prendere il nostro olio, avrà tutti i profumi che ho inserito all'interno. Fai vedere questo olio meraviglioso. Ora vi insegno un trucco. Prendete lo Scottex, un goccino d'acqua, vi preparate quello che in gergo si chiama pannolino da chef. Vi serve per pulire se macchiate il piatto. La nostra pasta ai fagioli ha riposato un attimo. Eccola qua. A me piace molto densa. Non ho frullato fagioli, se vedete è cremosa così. Come vado a chiudere il piatto? Un po' di pasta ai fagioli. Date un colpetto sotto il piatto, sentite che odore di profanazione meraviglioso, un po' ancora di polvere di queste alghe, un po' così, con naturalezza, e poi il nostro olio aromatico, cercate di non prendere il pepe, lo zenzero. Signori, la nostra pasta ai fagioli profanata con miso e alghe, d'inverno potete sostituirle col cavolo nero, andate e profanate tutte le ricette che potete, tanto di originale non esiste niente.